Siamo i Giovani Padawan e bentornati sul mio canale. Il video di oggi fa parte di un nuovo format che è dedicato alla costruzione degli strumenti musicali. Ma perché così all'improvviso, vi chiederete? C'erano tutta una serie di video dedicati a questo su un canale che io avevo e che adesso esiste ancora, ma che è un po' abbandonato a se stesso. Era un canale che avevo creato per pubblicizzare delle attività che facevo con un'associazione. Io in particolare mi occupavo dei laboratori creativi per bambini e ovviamente questi laboratori erano tutti laboratori dedicati alla musica. E in particolare, siccome mi piaceva molto il messaggio e mi piace tuttora, che veicola l'idea di riciclare del materiale da buttare, di scarto appunto, per costruire oggetti nuovi che possano anche essere riutilizzati dai bambini, ho deciso di recuperare quei video e spostarli qui. Spero che questo nuovo format vi piaccia. Se avete delle idee da suggerirmi, se volete vedere altri video di questo tipo, vi chiedo di lasciare un commentino qui sotto. E prima di lasciarvi al video, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a condividere questo video e tutti gli altri. Un bacio e vi lascio alla me del passato. Nuova puntata di Costruiamo la musica. Oggi ce la caviamo in pochissimi minuti uno strumento semplicissimo da realizzare ma molto efficace, ossia un tamburello. Prima cosa da fare, dovete procurarvi dei contenitori di plastica o di altri materiali. Non è importantissima la forma, l'importante è che abbiano una cavità interna non troppo piccola. Una volta scelto il vostro contenitore, vi serviranno soltanto scotch carta e scotch trasparente. A questo punto niente di più semplice, non dovete far altro che applicare una serie di strappi di scotch carta sulla parte aperta del vostro contenitore. Inizialmente vedrete che lo strappo che aggiungete non è particolarmente stabile, ma aggiungendo strati su strati diventerà sempre più forte e resistente. Ovviamente dovrete fare moltissimi strati prima di ottenere un risultato che sia abbastanza simile alla pelle di un tamburo vero. Una volta raggiunta la resistenza e la consistenza che più vi piace e che ritenete sia sufficiente perché non si sfondi preso a bacchettate, non dovrete far altro che provarlo. Potete utilizzare come battenti delle matite, ma anche pennarelli. Se ne costruite tanti, vi ritroverete con una sorta di batteria. Per definire il tutto, vi consiglio di aggiungere dello scotch trasparente sui lati del vostro strumento, questo per impedire che lo scotch di carta si sollevi o si stacchi. Dopodiché potete, per esempio, decorarlo.